non solo e non tanto doverosa di tutti i nostri candidati che abbiamo deciso di presentare qui a Giugliano di fronte a questo mostro delle ecoballe, simbolo clamoroso delle inefficienze e delle promesse mancate di De Luca. Abbiamo deciso di non andare banalmente in un, come si dice, hotel a fare una stanca presentazione di candidati. Abbiamo deciso di venire qua intanto per denunciare De Luca, intanto per raccontare che abbiamo un campione in superballe, un disastro in ecoballe, un uomo che 5 anni fa aveva detto nel giro di 3 anni smaltiremo le ecoballe, se non riuscissi a smaltire i napoletani venitemi a prendere a calci nel sedere, così diceva il pittoresco personaggio, e noi siamo qua metaforicamente a dare i calci politici nel sedere a De Luca, al fianco di Stefano Caldoro, uomo con un aplomb completamente difforme da quello di De Luca, a dire la verità anche da quello del sottoscritto, ma uomo del fare, uomo non abituato a giocare con Facebook e i lanciafiamme, a scomuniche like, dai a colla like su Facebook, ma uomo che conosce i problemi. E il patto che oggi Fratelli d'Italia, gli uomini e le donne tutte di Fratelli d'Italia assumono con i cittadini campani è: quando assieme a noi spegnerete i fuochi pirotecnici residui del lanciafiamme di De Luca, noi assieme a Caldoro smaltiremo le ecoballe, perché l'unica cosa che ha detto di vero De Luca è che è vero che si possono smaltire. Lui non lo ha fatto, noi lo faremo certamente in tempi rapidissimi, perché questo è il segno più evidente di una terra ferita da incuria amministrativa, da incapacità, da uomo che è più abituato alla diretta Facebook che a lavorare sodo, a volte anche in silenzio, per questa terra che invece è, come dire, il tratto distintivo del candidato Caldoro. Ed è per questo che Fratelli d'Italia, con tutti i suoi uomini e donne, con tutti i suoi 27 candidati, oggi è qua con questi cartelli a raccontare il fallimento de Luciano, ha scelto questo luogo simbolo che è il simbolo da una parte dei fallimenti di De Luca, ma è anche e contestualmente il simbolo della possibile rinascita di questa terra, purché le chiavi di questa terra non vengano affidate al pifferaio magico, ma vengano affidate ad una persona seria, competente e preparata che, mi permetterà di dirlo, con la presenza di Fratelli d'Italia che sicuramente sarà cuore, cervello e motore anche per preferenze di questo centrodestra, un centrodestra inedito per la campagna, a traino Fratelli d'Italia, sarà un centrodestra possibilmente ancor più incisivo, capace di intervenire chirurgicamente, perché questa sarà, come dire, il tratto distintivo che Fratelli d'Italia, forte del consenso che avrà anche all'interno della coalizione, come primo partito della coalizione, potrà dare, stando al fianco di Caldoro e stimolandolo, ove ve ne fosse bisogno, e riteniamo francamente di no, ma stimolandolo con quella caparbietà, con quella determinazione, con quella forza d'animo che è il tratto distintivo di Fratelli d'Italia. Altro non vi è da aggiungere, anche perché credo che ogni parola sia nulla rispetto a quello che si può vedere con gli occhi, il clamoroso fallimento di De Luca, che se avesse un minimo di dignità non si sarebbe più ricandidato, e invece con la sfacciataggine che gli si riconosce e di cui è campione di cintura nera, non solo si ricandida, ma osa in questi giorni dire: in 18 mesi smaltiremo le ecoballe. E allora la domanda è semplice: se ci volevano 18 mesi, perché non lo hai fatto in 5 anni che a casa mia fanno 60 di mesi e tutto è ancora qua? Noi siamo assolutamente convinti, non che in 18 mesi, ma che in 24 mesi riusciremo a farlo assieme a Stefano Caldoro, e questo è il patto che oggi contraiamo simbolicamente da questo luogo con tutti i cittadini campani. Grazie. Stefano? Sì, Stefano e poi il sindaco. No, intanto grazie Andrea, grazie a Fratelli d'Italia, e sono particolarmente, insomma, felice di poter fare e condividere sempre queste battaglie insieme. Questa è una battaglia di verità. Andrea ha ricordato, basta girarsi, cioè qui non dobbiamo spiegare niente, non dobbiamo fare un discorso politico. Bisogna mettere insieme due questioni: un impegno di un politico, in questo caso buffone, perché è un buffone quello che fa una cosa del genere, e che è venuto qui col Presidente del Consiglio, erano insieme a dire quelle cose lì, si guardavano in faccia, prendevano un impegno pubblico qui dentro e dicevano: guardate, se queste ecoballe sono ancora qui fra 2 anni, era il 2016, siamo chiaramente 2 anni oltre quell'impegno,
dovete, vuol dire che noi abbiamo fallito, anzi il tipo presente se così vicino a De Luca, vuol dire che De Luca ha fallito, perché tentava già un po' di separarsi, però ha detto siete autorizzati a prenderci a pedate nel territorio, sedere e ci cacciate dalla politica. Bene, noi vogliamo prendere atto di quella sfida. E devo dire, Andrea, riconosciuto nel mio aplomb, diciamo, non voglio esagerare, però voglio dire anche fisicamente, non sono metaforicamente, insomma, accompagniamoli, diamo una pedata a questi politici che imbrogliano i cittadini. Voglio ricordare, e molti di voi lo sapete, in silenzio, perché dice, vabbè, ma tu che hai fatto? Hai governato? Abbiamo governato, perché con molti di voi ero in consiglio regionale, in quel periodo erano tutti collaboratori, e in silenzio, noi abbiamo smaltito 320.000 ecoballe della Campania, in silenzio, senza dire niente a nessuno, in un anno e quattro mesi, al prezzo di 20 euro, in qualche caso 25 euro a tonnellata. Cioè noi abbiamo pagato solo il trasporto, che andava da Cerra, non andava in Olanda, in Germania, non si sa dove, in Cina, in Giappone, andava ad Acerra quando il termovalorizzatore aveva dei picchi di liberi e in gran silenzio, senza fare pubblicità, abbiamo liberato la Campania di 320.000 ecoballe in un anno e quattro mesi. Loro in oltre tre anni, quattro anni ormai, forse siamo arrivati al quinto, considerando il 2016, siamo quasi al quinto anno, ne hanno tolte poche di più dei 320.000, poche di più delle 6 milioni che avevano garantito di togliere, quindi come vedete meno del 10% dell'impegno, ha la cifra di oltre 200 euro a tonnellata, 220 euro a tonnellata che sono fondi pubblici, sono soldi dei contribuenti. Questa è la differenza tra noi e loro, quindi noi siamo qua a dire la verità come sempre, a prendere un impegno. Andrea ha fatto riferimento a un impegno che si può prendere se si fa una buona politica, se si fa una buona programmazione e soprattutto se non si spendono male i soldi pubblici. E per il resto affidiamo a voi, affidiamo al giudizio dei cittadini, degli elettori, soprattutto della stampa che è qua presente, a ricordare, perché basta questo per rendere incandidabile un politico, basta questo. Non c'è bisogno di andare a cercare disastri di sanità, trasporti, basta questo. In qualsiasi paese europeo, se non parlare dei paesi anglosassoni, una piccola bugia elimina un politico. Qua non c'è una bugia enorme, una bugia fatta di 6 milioni di ecoballe che si guardano fisicamente, la bugia è sotto gli occhi di tutti, quindi apriamo gli occhi e diamo un giudizio serio, competente, ragionato con la testa al voto che deve essere fatto. Io chiaramente da candidato presidente non posso che ringraziare Fratelli d'Italia e indicare in Fratelli d'Italia un punto di riferimento di serietà e di coerenza. Grazie a voi, grazie di tutto. Sindaco. Sono un grande.